fa. Diciamo che noi sul menù già abbiamo un piatto simile, che è il tortino di baccalà. Il baccalà io lo cucino in maniera vicentina, lo cucino con il latte, cottura 5 ore e aggiungo patate. Adesso il baccalà, quando lo vado ad inserire nel soffritto, nell'olio, lo sfumavo con il vino bianco, quindi ho pensato, se ci torna la graduazione alcolica con il guappa, ho provato e ci è andato bene. Ho sfumato con il guappa, ho aggiunto il latte nella normale cottura per 5 ore e adesso mi serviva una crema di accompagnamento. Il piatto era fatto, mi serviva una crema di accompagnamento che stesse bene sia col guappa sia con il baccalà. E che ho fatto? Sono andato a fare una ricerca su una patata e ho trovato la patata viola. Che ha un retrogusto di nocciola. E si abbina molto bene con il guappa. Poi tramite ricerche ho scoperto che è un tubero che assomiglia molto al tartufo e ho creato una quenelle di questa patata viola. L'ho fatta essiccare al forno e dà un po' la sembianza del tartufo, della crosta del tartufo. Poi ho dato colori con fiori eduli e basilico per creare basilico, per richiamare un po' la campagna. Si impiatta, ci va un po' di crema sotto sul fondo del piatto. Una bella intuizione, tortino. E fiori per colorare. Questo è il piatto. Questo è il piatto di lui.